Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccoci qua nel mio secondo canale, canale di cucina sana e leggera, anche tanti vlog a supermercato. Perdonate l'aspetto un po' disastroso, ma sto tornando dalla palestra ed è tardissimo, dobbiamo cenare, ma volevo tanto tanto farvi questo video per farvi scoprire una cosa troppo carina che potete fare in alternativa al pane, alle piadine. Cioè praticamente sono delle crepe però proteiche, completamente vegane, sane e leggere, perché sono delle crepe oppure pancake salati, frittatine salate, insomma chiamatele come volete voi, ma sono buonissime, le potete utilizzare per accompagnare il cibo, anche per farcirle e quindi proprio godere al massimo. Beh, adesso vi faccio vedere come si fanno, sono super semplici. Io utilizzo questa che è una farina di ceci integrale bio ed è ottima, contiene, pensate, 21,8 grammi di proteine per 100 grammi, quindi è veramente ottima come farina. Comunque la farina di ceci la trovate in qualsiasi supermercato. Eccoci, è quasi pronta la cena. Nancy è venuta, ha lasciato la porta aperta, voglio chiudere la porta. Aspetta, no, sto sistemando certe cose. Vabbè, Nancy col pigiama, ragazzi, siamo proprio in super libertà casalinga, che io con la tuta, siamo tornate alla palestra, quindi perdonateci per il disabillé. Comunque, allora, praticamente io metto, ragazze, circa 220 grammi di farina di ceci, la vado a mettere qua dentro. Vi dicevo che la potete trovare in qualsiasi supermercato, la farina di ceci, non è necessario, sì, ovviamente. Sì, poi io lo sto vedendo. Che combini? Non è necessario prenderla bio. Con questa ricetta che adesso vi metto in sovraimpressione, ne potete fare abbondanti, tipo circa 6-7 belle grandi, quindi io mi piace che ne faccio abbondante e poi lo conservo. Adesso vi faccio vedere, così prepariamo le cose per tutta la settimana. Poi ci metto questo qua, un po' di latte di soia, e questo è quello che compriamo al Lidl, vi abbiamo fatto pure il video io e mia sorella, e comunque potreste mettere anche tutta acqua per farla più leggera. Io metto il latte di soia perché per dare un'altra quota, insomma, proteica a questa ricetta, e però metto un po' e un po'. Comunque metto più acqua che latte di soia e poi metto acqua, semplicissima acqua. A questo punto vado a frullicchiare. Aggiungo, ragazze, un pizzichino, eccolo qua, di sale rosa dell'Himalaya, proprio poco poco. Poi ci metto anche un po' di pepe, adesso voi qua potete sbizzarrire e mettere quello che volete voi, ma anche niente. E poi ci metto un po' di spezie, rosmarino principalmente vi consiglio. Queste qua sono spezie, diciamo, senza sale, che contengono rosmarino, erba cipollina, aglio e pepe. Io di solito ci metto il rosmarino, adesso l'ho finito, quindi metto questo qua. Dopo, alla fine, rosmarino e erba cipollina, quindi ottimo. Un'altra frullaticchiaina. Ecco qua la nostra pappettina. Questa è la consistenza che deve avere, guardate. Cioè praticamente né troppo liquida né troppo densa. E se vi avanza lo potete anche conservare così. Così lo mettete in un barattolino chiuso, lo conservate e domani ne fate altre. Quindi ecco perciò ne preparo in più. Il frigorifero? Sì, nel frigo si mette e si conservano. Io ne faccio perciò in più, con queste ne vengono tante. Adesso si fa così, si accende la piastra per le piadine. Eccola qua. Si mette un filo d'olio. Perché deve essere soltanto leggermente unto. Eccole qua, siamo pronte per fare le nostre crepe. Lo andate prima a mettere e poi lo stendete così. Vi consiglio di farlo abbastanza sottile, ma non troppo, insomma, perché per non fare restare crude, così si deve venire tutto uniforme coperto. Ecco qua, vedete la nostra crepe com'è bella? Senza uovo, completamente vegano, sano, leggero, però comunque molto proteico, anche se non ha le uova. Quindi, amici vegani, questo è per voi. Adesso farà tipo come le crepe e i pancake, farà tipo le bollicine, guardate. Voi diminuite un po' la fiamma, poi con l'aiuto di un aggeggino tipo questo la andate a scollare. Prima ci fate fare, vedete, tutte queste bollicine, si inizia un po' a seccare. E poi la girate. Ragazze, non abbiate fretta di girarla, se no vedete, fate come ho fatto io, si rompe. Fredda. Ho sempre fretta perché ho fame.
Però se voi non avete fretta, deve cuocere tipo 4-5 minuti, guardate, poi si alza e non si rompe. Dovete avere un poco di pazienza, tenga una fame esagerata. Comunque sto facendo pure i funghi qua, perché adesso vado a farcire e faccio una crepe vegana, troppo troppo buona. Poi in mezzo ci potete mettere quello che volete, quello che vi piace a voi. Prosciutto, oppure la potete fare vegana. Ecco qua, quando è così... vedete che è cotta, si può togliere e ne facciamo un'altra. Wow, che precisione! Hai visto come sono precisa? Ma hai preso la mano, che le faccio spesso, hai capito? Adesso solita cosa, aspettiamo con la fiamma bassa i bucherellini e che si inizia a cuocere senza avere fretta. Quando è così possiamo tentare di staccarlo piano piano, come vi ho detto prima. Così, piano, se ne deve venire da sola, se non se ne viene dovete aspettare. Ecco qua, guardate, non si attacca niente. Piano piano dovete fare e sì, e poi ecco qua, è fatta la vostra crepe. Vedete come è venuta bella, non si è rotta. Adesso la fate cuocere 4-5 minuti anche dall'altro lato a fiamma bassa ed è fatta. Farcite e mangiate, veramente si può mangiare pure così. È buonissima anche senza niente. Ragazzi, in un prossimo video, se volete, vi faccio vedere come la farcisco per fare appunto una crepe completamente vegana. Ciò non toglie che comunque la potete mangiare anche così, senza nulla. È vero, a me piace, con un filo d'olio d'oliva, un po' di sale e un po' di rosmarino. Ah, così proprio, naturale, senza niente. Calda calda, è vero, sì. È buona, anche senza niente. Mettete un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video e se volete vedere come la farcisco. Io vi mando un bacio grande, mi raccomando, se non siete ancora iscritti a questo canale, iscrivetevi, perché faccio 2 video a settimana, mercoledì e giovedì, in compagnia di Nancy che mi dà una mano. Questo qua lo potete conservare, vi ho detto, nel frigo. Comunque per qualsiasi informazione sulla conservazione, le varie modifiche eccetera, guardate sempre sul blog www.caritadolce.com. ed è tutto, vi mando un bacio grande. Ciao, ciao anche da Nancy, ciao.